Bentornati a un nuovo appuntamento con A Tutto Campo, un'edizione senza Fabio Frabetti, al quale mandiamo un saluto a casa per un malanno di stagione, ma molto presto ovviamente Fabio tornerà qui al suo posto. Sta a noi però questa sera commentare la sconfitta dell'Arezzo, la seconda sconfitta di fila. Non era mai accaduto che l'Arezzo uscisse sconfitto per due volte consecutivamente in questa stagione. Non era mai accaduto nemmeno che l'Arezzo uscisse sconfitto dal Comunale, dal Città di Arezzo in questa stagione, ed è accaduto anche questo. Fra i tabù confermati, quello della Cremonese, autentica bestia nera dell'Arezzo, che al Comunale non è mai uscita appunto senza avere almeno un punto. Ieri ne ha presi addirittura tre. Una partita che andremo ad analizzare insieme ai nostri ospiti. Incomincio subito a salutare l'amico, collega e corrispondente per la Gazzetta dello Sport, Marco Piga. Benvenuto Marco. Buonasera, buonasera a tutti. Insieme a noi è tornato Giorgio Ciofini, ben ritrovato Giorgio. Ciao, ciao Matteo. E poi in rappresentanza dell'Arezzo con noi Pierpaolo Chiaro. Allora, iniziamo subito, Marco, con questa partita, no? È stato un 1-0, abbiamo sentito e lo sentiremo dopo anche nei commenti, l'Arezzo punito su una disattenzione, una delle poche concessa nel primo tempo. Resta comunque il fatto che c'è stato tanto forcing, ma forse alla fine sono mancate le idee o comunque lo spunto per provare ad andare al tiro. Sì, meno male che con la Cremonese non ci giochiamo più, almeno per questa stagione. Perché sembra veramente una più che una bestia nera. La partita di ieri è stata una partita strana, abbiamo preso questo gol subito che ha condizionato tutto lo svolgimento della gara. La squadra ha speso tanto, secondo me, nel primo tempo, è andata avanti più con la forza dei nervi che con la logica rispetto ad altre partite. Vedi ad esempio la gara contro l'Alessandria, siamo andati avanti, abbiamo battuto tanti calci d'angoli senza mai creare però veri pericoli alla Cremonese. Poi nel secondo tempo è mancata secondo me anche un pochino di freschezza a livello fisico e abbiamo fatto il loro gioco buttando questi palloni dentro l'area, e con una difesa schierata molto forte fisicamente abbiamo fatto fatica. Se poi ci metti anche la prestazione disastrosa del signor Amoroso Di Paola, che ha condizionato anche lui la partita perché ha concesso tutto e di più alla Cremonese, ha fatto fare il suo comodo al portiere che ogni volta che rinviava ci volevano 30-40 secondi cronometrati per riprendere il gioco, ha ammonito a destra e a manca i nostri giocatori, vedi Cenetti e vedi Borra, perché l'ammonizione di Cenetti me la devi spiegare, non ha fatto assolutamente niente. Pesce ha fatto un fallo di reazione, per la stessa cosa Moscardelli aveva preso 4 giornate di squalifica, invece l'arbitro va lì, ammonisce Pesce e va a ammonire anche Cenetti. 10 minuti dopo va a ammonire Borra, che protestava perché un giocatore della Cremonese aveva allontanato il pallone. Ha concesso di tutto e di più e l'Arezzo si è fatto irretire dall'arbitro, si è fatto irretire anche dall'atteggiamento molto esperto, perché la Cremonese è una squadra esperta, molti giocatori hanno giocato in Serie A, in Serie B, quindi con questo tipo di situazioni vanno a nozze, e purtroppo non siamo riusciti a rimettere in piedi la partita. Però stamattina tutti i commenti, tutti mosci nel dire che il campionato è finito, secondo me non si può buttare via una stagione per tre partite, è vero che sono state negative, però bisogna subito rialzare la testa, stare uniti, stare compatti per cercare di arrivare alla fine della stagione regolare nella miglior posizione e poi giocarci le nostre chance ai playoff, anche perché abbiamo 20 giocatori in grado di poter vincere con chiunque. L'abbiamo dimostrato perché abbiamo battuto benissimo l'Alessandria, ce la giochiamo con tutti. A Livorno abbiamo fatto bene, a Cremona anche all'andata per 80 minuti abbiamo dato spettacolo, quindi non vedo tutto questo vittimismo, questa resa che c'è oggi. C'è grande delusione, sì, perché ovviamente dopo la partita come Alessandria siamo arrivati allo stadio prima della gara con la Lucchese con l'intento di dire: se vinciamo gli facciamo paura. Non l'abbiamo fatto, abbiamo sbagliato due partite, non era mai successo perché è la prima volta che perdiamo due partite di fila, però
non è tutto da buttare. Ho visto grande volontà, grande voglia da parte della squadra e questo deve far ben sperare per le prossime partite. Non è tutto da buttare, Giorgio, vedevo che annuivi quando Marco parlava dell'arbitraggio. Penso che siamo tutti d'accordo che non ci è piaciuta la conduzione di gara. Ti volevo chiedere proprio questo, un tuo giudizio su come hai visto l'operato del direttore di gara e poi sul fatto che questa flessione, queste due sconfitte, forse magari la flessione che sta adesso già si è intravista con la Lucchese, no? Visto anche i risultati della Lucchese nelle ultime giornate. Sì, la direzione di gara, ha già detto Marco, irritante. Ci sono non soltanto sugli episodi, ma proprio soprattutto sull'atteggiamento. Un atteggiamento davvero che dava fastidio. Dava fastidio anche sulle tribune figurarsi in campo. E davvero, ecco, cioè, questi signori, cioè, si può sbagliare una decisione in campo, invece non si può avere un atteggiamento di così per tutta la partita, quasi di sfida nei confronti del pubblico, nei confronti dei giocatori, che ieri, ecco, l'Arezzo giustamente è reduce da due sconfitte consecutive purtroppo, ma questa è una sconfitta molto diversa da quella di Piacenza. Cioè, se a Piacenza abbiamo visto un Arezzo quasi un po', come dire, quasi addormentato, no? Quasi un po' sonnacchioso, che è stato sorpreso da una squadra in grande forma, ieri ha vinto a 3-0 a Carrara e quindi era un impegno molto più difficile di quello che qualcuno pensava. Ieri l'Arezzo forse ha peccato dell'opposto, cioè ha messo in campo anche troppa voglia di rivincita, anche tanta voglia di fare, così tanta che ha persino rischiato di fare un po' di confusione e ha esaurito anche un po' nel primo tempo le sue risorse atletiche, le sue energie. Quindi io comunque ieri assolutamente non mi sento di condannare la prestazione dell'Arezzo, perché l'Arezzo ieri ha dato tutto quello che aveva da dare. Sicuramente non è stata una prestazione lucida, e sul piano dei singoli secondo me ieri qualcuno non ha dato assolutamente quello che può dare e qui sia nella formazione titolare che anche in quelli che sono entrati. Sì, tu, diciamo tutti, quasi tutti non sono riusciti ad esprimersi al meglio, ma i più lo hanno fatto per questa voglia, per questa foga eccessiva che non ha consentito loro di ragionare. Tu pensa che per tutto il primo tempo io avevo sempre la sensazione di ora si fa go da un momento all'altro, perché li avevamo quasi travolti da un punto di vista fisico, da un punto di vista agonistico, solo che arrivavamo all'area e sbagliavamo le cose più importanti, cioè l'ultimo passaggio, la rifinitura, il tiro in porta, su questo abbiamo peccato e quindi ecco, abbiamo perso anche ieri, però ecco, io sono d'accordo con quello che diceva Marco. A parte il fatto che per me arrivare secondi, terzi o quarti non è che stravolge niente. Cioè oggi in Serie C conta arrivare primi. E questo onestamente io è un traguardo che ho sognato, come è giusto sognare, ma insomma mi limiti. Non ho mai concretamente sperato, anche se ovviamente è giusto puntare al massimo. Quindi io dico che il campionato ancora è vivissimo, teniamolo acceso e prendiamo spunto dai nostri errori anche di ieri per continuare a fare una stagione che resta un'ottima stagione e ancora abbiamo davanti tutti i traguardi, persino quello di aggiudicarsi il primo posto dopo i playoff, che è una lotteria incredibile, ma insomma voglio dire, quindi tutti i traguardi ancora sono davanti e ieri lo stesso Sottili alla fine ha detto io al secondo posto ci credo stasera più di domenica scorsa. Io credo che sia ancora un traguardo possibile. Per Paolo c'è stata l'Arezzo, no? Il pari con la Lucchese nella domenica che, come diceva Marco poco fa prima di entrare nello studio, no, la gente è venuta comunque allo stadio con l'acquolina in bocca di un primo posto, poteva essere alla portata. Il pari con la Lucchese, la sconfitta con la propria Cenza, ieri la sconfitta con la Cremonese di tutt'altro livello. Che ripercussioni può avere nello spogliatoio? Comunque qual è l'atmosfera che si respira intorno alla squadra? Al di là di ieri sera, che immaginiamo insomma non è che ci fosse qualcuno a festeggiare. No, quello no. Però insomma, come ha detto anche Giorgio, insomma, la sconfitta con il Piacenza è una sconfitta assolutamente diversa da quella di ieri.
insomma, col Piacenza, come ha detto anche Sottili nella conferenza stampa prepartita con della Cremonese, ha detto che è stata la prestazione più brutta della squadra da inizio stagione. Mentre quella di ieri, come è già stato detto ampiamente anche da Marco, insomma, è una prestazione diversa. Il gol subito, diciamo, a nono, quindi abbastanza presto, ha un po' influito sulla testa dei giocatori, che poi hanno fatto di tutto per riagguantare il risultato, quindi non sono sempre stati lucidi nel passaggio finale. Però c'è la consapevolezza che questa squadra solo 3 settimane fa veniva da un ciclo importante di vittorie, quindi 5 vittorie consecutive che nel girone poche altre sono riuscite a fare, quindi non bisogna buttare ora via tutto solo per queste, diciamo, per questi ultimi 3 risultati. Io penso che la squadra è consapevole dei propri mezzi, ci sono da qui alla fine, se non sbaglio, altre 11 partite, sono tantissimi punti ancora in palio. L'obiettivo del secondo posto, come ha detto anche il mister, è assolutamente più vivo che mai. 4 punti non sono niente in confronto ai 33 ancora, insomma, a disposizione. Quindi io dico che i giocatori sanno la prestazione che hanno fatto ieri. Comunque dobbiamo dar merito comunque anche alla Cremonese, che una settimana fa è riuscita a vincere contro l'Alessandria, e il risultato finale forse non descrive bene quello che è stata la partita, perché poteva sicuramente finire anche con un risultato più ampio rispetto all'1-0 che è stato. È una squadra comunque, come è stato detto, insomma, molto fisica, insomma, con centimetri importanti in quasi tutti i settori del campo, quindi comunque le partite vanno giocate tutte. L'obiettivo dell'Arezzo deve rimanere quello di giocarsi tutte le partite, è una squadra che può vincere con chiunque, quindi niente, insomma, ora si pensa già alla prossima. E la squadra è convinta dei propri mezzi, e non penso che queste 3 partite devono destabilizzare l'ambiente, anche perché comunque 3 settimane fa parlavamo di tutt'altro, insomma. Assolutamente sì, tra poco tra l'altro sentiremo anche mister Sottili al termine della conferenza stampa di ieri, per chiuderla sull'arbitro, poi parliamo di altro. Mister Sottili mi ha fatto anche sorridere, perché in conferenza stampa ha detto che non era un arbitro, era un duce. Alla tua risposta, tra l'altro, è stata questa la risposta alla tua domanda, Giorgio, ieri in sala stampa: non era un arbitro, era un duce, perché non accettava il confronto, e questo comunque l'abbiamo visto. Riparto da Marco. Tra sicuramente una delle cose che abbiamo analizzato, sono mancati magari altre idee o comunque altri spunti, no, per provare a far gol. Alla fine le palle migliori sono capitate sui piedi magari di giocatori non proprio così puliti come Cenetti, insomma, nel calciare. Sottili ha tirato fuori il primo cambio, che è Paolo Grossi. Purtroppo però anche ieri per Grossi non è riuscito a incidere sulla partita, e alla lunga questo potrebbe pesare. Guarda, Grossi era stato preso per, ovviamente per fare la differenza, era stato preso perché l'Arezzo comunque a inizio anno aveva idea di giocare con il modulo a una punta, quindi 4-2-3-1, che è il modulo diciamo preferito tra virgolette da Sottili, e Grossi doveva essere il trequartista in grado di far fare il salto di qualità nella fase avanzata dell'azione alla squadra. Poi Polidori ha cominciato a segnare, Moscardelli uguale, e abbiamo cambiato un modulo di gioco, quindi con il 4-4-2 Grossi fa fatica a entrare, a carburare in questo tipo di gioco, anche perché sugli esterni non ha la gamba di Yanga o di Berzotti, quindi anche ieri quando è entrato da esterno sinistro ha inciso pochissimo nella gara. Poi in una gara come quella di ieri, spigolosa, col gioco fermo ogni 2 minuti, nel secondo tempo credo che il gioco effettivo sia stato davvero poco, non è riuscito a dare quel contributo che tutti ci aspettiamo da un giocatore come lui, che anche l'anno scorso a Terni giocava titolare. Quindi di sicuro il rendimento di Grossi, se analizziamo la stagione, è leggermente al di sotto di quelle che erano le aspettative. Auguriamoci che in questa ultima fase di stagione regolare, poi soprattutto nell'appendice dei playoff, dia quel surplus che sia necessario a far fare il salto di qualità alla squadra. Un giudizio tecnico te lo chiedo, Giorgio: Grossi e Erpen sono 2 trequartisti o sono 2 seconde punte?
Grossi e Erpen hanno caratteristiche simili, ma secondo me non proprio uguali. Cioè, ora, nella sua carriera Grossi ha fatto sia l'esterno che il trequartista. Che è una domanda abbastanza difficile. A me mi sembra anomalo, sia nelle due, perché è un giocatore che ha sue caratteristiche. Per me non è, per un esterno manca un po' di gamba, di corsa. Per essere invece un trequartista, secondo me, porta troppo la palla, perché lì bisogna, secondo me, darla la palla, farla correre. Certo, anche portarla, avere dribbling, certo, avere capacità di superare l'uomo e quindi di creare spazio. Quindi è un giocatore atipico in certo senso, in entrambe queste situazioni. Comunque, Erpen è più, secondo me, è più attaccante, ha qualcosa di più da questo punto di vista. Forse non ha la stessa capacità balistica, perché anche sia bravissimo anche Erpen, cioè perché abbiamo visto Grossi quando calcia le punizioni è vera, da fermo, sì, ha un sinistro Carvara davvero molto notevole. E poi vorrei dire, ieri, insomma, quando è entrato Marco era difficile. Francamente la partita ormai era indirizzata, e l'Arezzo nel secondo tempo, secondo me, mentre nel primo tempo, come ho detto, mi dava sempre l'impressione di poter segnare, nella ripresa non me l'ha mai data questa impressione, perché la Cremonese era padrona del campo e aveva tatticamente anche una superiorità notevole. Ecco, quindi Erpen, poi ripeto, noi lo conosciamo molto meglio, sappiamo, cioè lui sa esprimersi, secondo me, in più ruoli. Anche quando era più giovane ha fatto la seconda punta. Oggi è calata un po' la sua corsa, però è aumentata la sua esperienza, e secondo me è un giocatore importantissimo che forse Sottili avrebbe potuto utilizzare al posto di Grossi in qualche occasione, no? Perché è un giocatore che quando entra in campo nell'ultima mezz'ora, insomma, è in grado, secondo me, di dare un contributo importante. Del resto in casa l'ha dimostrato, perché ci ha già portato 6 punti in queste condizioni. Grossi invece, che è un giocatore importante, secondo me è più, forse se lo fai giocare a mezz'ora, un quarto d'ora, non si sente gratificato, ecco, e forse anche psicologicamente un po' condizionato a non dare tutto. È un giocatore che dovrebbe, è stato preso per fare la differenza, e è chiaro che ha un curriculum, e quindi si sente un titolare, insomma, ecco, e quindi c'è questa diversità che in effetti ha un peso. Assolutamente sì. Tranquillo Pierpaolo, ti sollevo dal giudizio su Erpen e Grossi. Grazie. Perché domani, poi dopo, li ritroverai al campo. Noi vediamo adesso l'intervista che abbiamo realizzato a fine partita a mister Sottili, dopodiché ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Sono stati bravi a colmare una lacuna che finora, numeri alla mano, avevano evidenziato, perché il miglior attacco del girone contro una difesa che comunque finora aveva concesso un pochettino troppo. Sono stati molto bravi a sventare i tantissimi cross che siamo riusciti a mettere dentro. Siamo stati in questo poco pericolosi, poco bravi nelle conclusioni dal limite dell'area di rigore. Ci sono due dati che sono emblematici: 21 cross fatti da parte nostra contro i 5 da parte loro, e 9 tiri dal limite dell'area di rigore contro i 5 degli avversari. Quindi sono dati alla mano che poi dopo vanno a testimoniare quanto siano stati più bravi a capitalizzare le pochissime occasioni da gol che hanno avuto. Ma se la settimana scorsa ero molto arrabbiato perché in pratica dovevamo fare solo esclusivamente un esame di coscienza, perché avevamo fatto una prestazione pessima, io l'ho definita la peggiore della stagione, oggi sono orgoglioso di quello che hanno fatto i ragazzi, perché non hanno perso lucidità, hanno continuato a provare a giocare. Questa è la strada che dobbiamo percorrere, che dobbiamo avere la capacità da domani di ricontinuare, lasciandosi alle spalle solo ed esclusivamente un risultato negativo, non certo la prestazione, perché questa voglia e questa determinazione ci riporteranno presto a tornare a vincere. Allora, di occasioni pulite è stata quella, è una situazione molto molto simile, dove su un cross quasi uguale, stanco di piede, ha alzato la palla. Poi altre situazioni non ce ne sono state mai.
contro il miglior girone, il miglior attacco del girone, contro Brighenti che nell'ultima stagione è sempre stato il capocannoniere, e Stanco che nell'ultima stagione è sempre stato titolare in Serie B. È chiaro che non gli devi concedere neanche questo, purtroppo l'abbiamo visto anche nella gara di andata. Ciò non toglie che al miglior attacco del girone concedere solo ed esclusivamente due occasioni non è stato neanche male da parte di tutta la squadra. C'è il rammarico poi dopo di non essere stati bravi invece a capitalizzare quello che eravamo riusciti a creare, perché siamo arrivati tante le volte a fondo campo, siamo riusciti ad arrivare in maniera importante, in maniera positiva, non solo ed esclusivamente con queste palle buttate lunghe o le seconde palle o situazioni sporche. Ci siamo arrivati, abbiamo avuto anche la forza di provare a iniziare a giocare da dietro, l'abbiamo fatto anche quando eravamo sotto, e oggi l'unica nota negativa è stato il risultato. Da oggi, secondo me, oggi sono consapevole che la squadra è più forte della scorsa gara, quando avevamo bucato la prestazione. Oggi non abbiamo bucato niente, abbiamo bucato solamente il risultato, però l'atteggiamento e la voglia di fare sono stati pienamente positivi, e da domani si riparte a testa bassa, con la consapevolezza che facendo queste prestazioni, con questa cattiveria, mettendoci anche un pochettino più di orgoglio nell'andare ad affrontare dei duelli individuali uno contro uno, presto si torna alla vittoria. No, non solo con l'arbitro, con la terna, perché sono stati indisponenti, hanno innervosito. Io ho subito un'espulsione in 9 anni, 10 anni che alleno, una. Stasera mi hanno fatto innervosire molto, perché quando non accettano il confronto, quando sono indisponenti, quando a priori permettono in una partita del genere, tirata, leale, maschia, fra due squadre forti, permettono a una squadra di poter gestire al meglio tutte le situazioni a loro favorevoli una volta andate in vantaggio. Questo mi dà noia, questa è una mancanza di rispetto, questa è una mancanza di rispetto nei confronti di chi lavora, una mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi, e non va bene. Io spero che chi giudica gli arbitri oggi ne tenga conto, perché non va bene, poi ci va di mezzo anche una squadra, i nostri avversari, che non ha bisogno neanche di questo. I ragazzi hanno fatto, parlo dei giocatori della Cremonese, hanno fatto il loro dovere, hanno fatto il loro compito, era normale che rallentassero, ma se l'arbitro tutte le volte glielo permette, se avesse ammonito la vaglia dopo 15 minuti non avrebbe perso più tempo. Quindi di che si parla? Di niente. Seconda parte di A Tutto Campo, abbiamo analizzato i pro e i contro, che cosa rimane, che cosa resta di Arezzo Cremonese. Adesso riprendiamo perché dobbiamo continuare, la partita, il campionato non è finito domenica, anzi ci sono ancora 11 giornate da qui alla fine. Nel frattempo però, prima di andare a parlare del prossimo avversario, in giornata è uscito un comunicato da parte di Unione Sportiva Arezzo in merito agli spazi dello stadio comunale. C'è una querela che sta andando avanti da alcune settimane, anzi mesi, tra l'Arezzo e l'Unione Ciclistica Aretina. Non è stata rinnovata la convenzione, l'Unione Ciclistica Aretina è rimasta lì nei locali che sarebbero dovuti andare al Museo Amaranto. All'Unione Ciclistica Aretina non è stato chiesto nemmeno un euro, nemmeno per le utenze, scrive l'Arezzo, per questi 9 mesi. Chiediamo che questa trovi uno spazio alternativo in accordo con il Comune, ma nessuno come noi, scrive l'Arezzo, sa quanto sia difficile trovare spazi per svolgere le proprie attività. Per Paolo, quello spazio di cui si parla è quello adiacente, no? Esatto. Al famoso mammellone da cui si è soliti entrare. A che cosa sarebbe destinato quello spazio? Allora, quello spazio la società dell'Arezzo ha deciso di destinarlo al Museo Amaranto, che ormai da tempo in città aspettano in molti, insomma, ha già iniziato, diciamo, la sua attività virtuale aprendo una pagina Facebook dove giorno dopo giorno, insomma, ci sono ricorsi storici del tutto ciò, insomma, che gira intorno all'Arezzo Calcio. E niente, insomma, la società gli ha dato un ulteriore ultimatum, se non sbaglio, a domani,
per far sì che insomma l'Unione Ciclistica lasci questi spazi, e speriamo insomma che il Comune riesca a trovare una nuova collocazione per questa società insomma storica. Ci mancherebbe, insomma, come è stato scritto nel comunicato, insomma fino adesso sono rimasti lì e l'Arezzo non ha preso neanche un euro insomma di quello spazio, però giustamente dopo aver firmato la concessione con il Comune l'Arezzo non può permettersi insomma di avere spazi a titolo gratuito. Eh sì, anche perché comunque allo stadio l'Arezzo ha creato un ristorante, c'è andato anche un centro medico. Certo. Giorgio, la possibilità comunque, si spera insomma che da parte del Comune ci sia la possibilità di trovare altri spazi in funzione anche per la bellezza del progetto Museo Amaranto e al tempo stesso la storia dell'Unione Ciclistica Aretina. Beh, non c'è dubbio che quello spazio è dell'Arezzo, perché ha in concessione tutto lo stadio, quindi è necessario che un altro spazio venga trovato e messo a disposizione dell'Associazione Ciclistica Aretina, che anche questa è un'associazione storica, quindi merita ampiamente di svolgere la propria attività. Del resto, se ho ben letto, se ho ben capito la nota che hai letto, Matteo, mi sembra che l'Arezzo insomma abbia completamente capito qual è la situazione, quindi sì, certo, solleciti ovviamente la cosa, perché ha bisogno di quello spazio, c'è naturalmente da farci il Museo Amaranto e quindi legittimamente chiede che venga al più presto liberato, però lo fa in toni soft e giusti secondo me, considerando anche i problemi di un'altra società aretina che ha altrettanto ha diritto a trovare uno spazio, perché e quindi io credo che la cosa debba essere risolta prima possibile, nel miglior modo, con reciproca soddisfazione. Io forse sarò un po' sognatore, però quando sento parlare di Museo Amaranto mi viene in mente comunque scenari inglesi dove magari i bambini delle scuole elementari ti fanno la gita, no? Dalle elementari ti portano a vedere il Museo dell'Arezzo. Lo chiedo a te, Marco, anche perché ieri comunque è tornato in distribuzione il boato, no? C'è comunque questa vicinanza al voler ritornare all'origine, insomma, alla bellezza dell'Amarcord in questo momento. Sì, tra l'altro un giornale che aveva ideato il grandissimo Mario D'Ascoli, quindi sono molto contento che la società ha fatto quest'altra bella iniziativa ricordando la memoria di uno dei giornalisti più bravi e più importanti che ha avuto la città, non solo a livello locale ma anche a livello nazionale, visto che Mario ha fatto per molti anni l'inviato in Serie A. Sai, il senso di appartenenza lo crei soprattutto con la categoria, perché è chiaro che se fai la Serie B per un periodo lungo, anche i ragazzini sono più predisposti ad andare allo stadio, a farsi portare allo stadio. E poi lo fai col settore giovanile. La società ha iniziato un percorso molto importante ricreando il settore giovanile, che deve essere il fiore all'occhiello, deve essere la linfa per la prima squadra. Quindi già sono 6 le squadre, saranno aumentate nella prossima stagione, perché il bambino di 6 anni deve andare il lunedì a fare gli allenamenti allo stadio con la borsa dell'Arezzo e poi la domenica deve dire al genitore: andiamo allo stadio a vedere la partita. È questo che deve essere ricreato, però Matteo, ci vuole tempo, non è che sono cose che si fanno dall'oggi al domani. E ci vuole anche gli spazi. E ci vogliono anche gli spazi. Il 22 febbraio sembrava ci dovesse essere il Consiglio Comunale che doveva discutere la pratica delle caselle, ancora c'è stato un rinvio per insomma altri motivi. La cultura che c'è in città anche più grandi, o comunque tipo una città come Verona, che ha 200.000 abitanti, se te fai la media degli spettatori è nettamente più alta che in molti altri posti d'Italia, perché comunque il Verona Serie A, Serie B, Serie A, Serie B. Se vai a vedere l'Arezzo negli ultimi 10 anni ha fatto 3-4 anni di Serie D. Come fai a creare la cultura, a parte i soliti 3.000 malati terminali, tra i quali c'è il sottoscritto, c'è Giorgio, ci sei te, che a parte che lo facciamo anche per io, te come lavoro, io come hobby, perché poi fondamentalmente è un hobby, ma fondamentalmente sono tifoso e ti assicuro che scrivere quello 0-1 ieri sera è stata, come al solito, molto dura.
non crei cultura, quindi devi assolutamente tornare il prima possibile in Serie B e cercare di starci il più a lungo possibile per ricreare questa cosa anche nei bambini che ti ripeto è fondamentale. E chissà, ovviamente la corsa per la Serie B passa anche dai play-off, l'Arezzo deve cercare ovviamente di ottenere il miglior piazzamento, intanto non più domenica, scusate, è la forza della visione, sabato. Alle 18.30. 18.30 sarà questa trasferta, penso inedita, io non ho ricordanza di un Arezzo al Casal del Marmo di Roma, uno stadio da 2.500 posti, quello della Racing Roma. Racing Roma che però è una delle migliori squadre dell'ultimo periodo perché ha totalizzato 3 vittorie di fila, tra queste vittorie addirittura un 3-2 sul Como che aveva vinto la settimana prima con l'Alessandria. Se volete potete fare i gesti scaramantici, vi copre il tavolo perché il miglior marcatore è quel De Souza che l'anno scorso ci punì e che quest'anno ha segnato 2 doppiette di fila. Che squadra ti aspetti, Giorgio? Ma, perché... Tu hai detto inedita, ma anche difficile, ecco direi, perché come hai sottolineato giustamente il Racing, che sembrava una squadra spacciata fino a qualche domenica fa, tra l'altro ha cambiato moltissimo, sì, ha proprio rivoluzionato la squadra al mercato di gennaio, quindi è un'altra squadra, oltretutto oggi viaggia sul filo dell'entusiasmo, e è come il Prato un po', oggi affrontare il Prato o affrontare il Racing Roma è molto più difficile che affrontarlo. Mi fanno ridere che spesso commentano i calendari prima. Vero, i calendari sono decisivi, ma sono importantissimi, ma bisogna essere dei maghi per commentarli prima. Insomma, queste cose sono cose da novella 2000, però le scrivono e purtroppo tocca leggerle anche a noi. E comunque, ecco, sì, sarà una partita particolarmente impegnativa, però credo che cioè l'Arezzo ormai abbia fatto il callo su queste cose, quindi domenica bisogna andare a Roma e vincere, sabato cioè, bisogna andare a Roma e vincere senza, perché poi ovviamente l'Arezzo deve recuperare, c'è sempre una distanza insomma tra l'Arezzo e il Racing Roma, anche tecnica, e che bisogna far valere, bisogna far pesare. E poi ora è necessario riscattarci da queste 3 domeniche, quindi io sono fiducioso per questa trasferta, che è una trasferta difficile come tutte le 11 partite che ci aspettano di qui alla fine del campionato. Marco, volevi aggiungere qualcosa? Anche perché, tra l'altro poi lo voglio chiedere anche a Pierpaolo, in considerazione di un pari e 2 sconfitte consecutive, non è forse la partita più facile per pensare di resettare tutte e ripartire questa? Sì. Diciamolo subito, bisogna andare a Roma a vincere, anche perché poi la prossima partita tra 15 giorni arriva il Livorno e non c'è bisogno che dico altro. La partita che tutti aspettano, perché il derby più sentito è quello, non è quello con il Siena. Quindi se gli chiedi a un tifoso prima che inizi il campionato qual è la partita che vuol vincere, ti dice che vuol vincere con il Livorno. Quindi domenica, sabato mi aspetto un Arezzo che vada a Roma a vincere la partita, come non mi interessa, basta vincere 1-0 anche al 93esimo su autorete, non importa, l'importante è portare via 3 punti, credo che sia nelle corde della nostra squadra. Mi aspetto magari qualche cambio, perché ho visto che qualche giocatore magari ha anche bisogno di rifiatare un pochino, e in un calcio fisico come quello di oggi c'è bisogno anche di qualche rotazione da parte di qualche giocatore. Rientrerà Corradi dopo la squalifica e magari potrebbe essere anche arrivata l'ora di Erpen dal primo minuto, chi lo sa, vedremo in settimana quello che diranno gli allenamenti. Per Paolo, proprio come ho chiesto anche a Marco, lo richiedo anche a te, non è forse la partita più facile, al di là del buon momento della Racing, anche proprio per il fatto che l'Arezzo deve resettare quanto accaduto e recuperare energie, perché fondamentalmente ci può stare una flessione dopo il mese di gennaio, certo, che è stato? No, sicuramente non è, diciamo, l'avversario da affrontare in questo momento, però insomma non penso che fin da oggi insomma il mister e i giocatori stanno preparando la trasferta di Roma nel migliore dei modi, come hanno sempre fatto fino ad oggi. Insomma, io penso che i ragazzi arriveranno insomma sabato ancora più carichi, e speriamo insomma che questa carica che hanno insomma dopo queste 3 non vittorie, diciamo,
riesca a vedersi sul campo, insomma, e come ha detto anche Giorgio, insomma, che si vedano si vede il livello, diciamo, tecnico tra le due squadre, la differenza, insomma, tecnica tra l'Arezzo e la Racing, senza ovviamente nulla togliere all'avversario, insomma, quindi le partite vanno giocate, però insomma l'Arezzo deve dimostrare la propria forza, insomma. Giorgio, ti volevo chiedere, parlavamo prima a livello tattico, la Racing Roma non gioca più 3-5, anzi 5-3-2, loro sulla carta dicono 3-5-2, ma era 5-3-2 all'andata. Gianni Chede è passato a questo 4-3-1-2, che è lo stesso modulo adottato dalla Cremonese. L'Arezzo, te lo aspetti con un'altra veste tattica? Ti aspetti con qualche cambiamento? Beh, domanda un po' difficile. Cioè, francamente qualche cambiamento, come ha detto Marco, me lo aspetto anch'io. Però da un punto di vista tattico non lo so, perché che ti devo dire? Certo, ieri Moscardelli e Polidori in coppia non hanno fatto la migliore partita, anzi, da questo punto di vista quindi può essere anche possibile qualche cambiamento. Che so, però in una partita da vincere è difficile pensare di rinunciare con le due punti, a uno dei due. Sì, io francamente sì, anche se, ripeto, non si può, anche perché non conosco quindi molto bene l'avversario, quindi anche gli allenatori si fanno i calcoli in casa propria ma anche in casa degli altri, quindi misurerà la squadra migliore anche sulla Racing Roma. E quindi non me la sento, Matteo, di fare dei pronostici di questo tipo. A proposito di punte, parlavamo di Moscardelli e Polidori, allora sentiamo Polidori come ha spiegato questa debacle, da come si può ripartire appunto dopo questo KO che è maturato ieri nella sfida con la Cremonese. Abbiamo iniziato benissimo noi, poi la prima palla dentro abbiamo preso gol e poi loro si sono chiusi e calciavano palle lunghe, noi abbiamo continuato e il primo tempo non ce l'abbiamo fatta a fare gol. Poi secondo me non mi sono mai lamentato con gli arbitri, però non è un alibi, ci mancherebbe, però ogni tanto devono prendersi le loro responsabilità, perché tutti perdiamo tempo quando si vince ed è giusto, però è impossibile che il portiere perde tempo per un tempo sano e lui l'avvisa e non gli dà il giallo, così perde tempo tutta la partita. E lo stesso i giocatori, ma fanno bene loro, però loro, i direttori, devono stare un po' più attenti quando arbitrano le partite, perché sono partite importanti e ci alleniamo tutta la settimana per prepararle alla meglio e ce la dobbiamo giocare armi pari sul campo. Poi se loro fanno il loro lavoro come devono farlo, penso la partita è pure più bella e non ci nervosiamo né noi né loro, nessuno. Siamo una squadra che giochiamo sempre a calcio e ogni volta che dobbiamo rimontare forse ci viene pure difficile, perché non ci piace tanto calciare la palla lunga e andare a lottare. Poi oggi abbiamo incontrato una squadra esperta con giocatori strutturati tanto e perciò era un po' difficile giocare la palla lunga. Abbiamo provato comunque ad attaccare e il secondo tempo forse un po' meno del primo, però abbiamo creato un po', però non ci siamo riusciti a fare gol. Loro erano chiusi e calciavano, i terzini non salivano nemmeno più il secondo tempo, perciò era difficile pure trovare gli spazi, la profondità non ce la davano, era un po' complicato per noi. La prima partita perdiamo in casa, la seconda consecutiva, e penso che con il gruppo che siamo non diciamo che è periodo, perché noi siamo forti sia dentro che fuori il campo, perciò ce la metteremo tutta questa settimana più di prima per andare a Roma e vincere la partita, per far vedere che noi non molliamo fino alla fine. Ci può stare un passo falso, noi siamo i primi a essere arrabbiati e già da domani mattina che ci alleniamo dobbiamo pensare che la partita ormai è finita e pensare e ragionare come poter vincere la partita contro la Racing Roma. Ripartire quindi dalla Racing Roma sicuramente sarà, non dico un termometro, però insomma è il primo passettino per presentarsi bene nel derby, è inutile. Di sicuro.
Di positivo della classifica c'è, cioè, che con queste vittorie delle squadre, come diceva Giorgio prima, anche il Prato, squadre che stanno bene, si è alzata molto la quota play-out e quindi fa sì che nessuna squadra è tranquilla. Anche la Olbia, che sembrava un mese fa che dovesse lottare per i play-off, addirittura si ritrova impelagata alla grande nella lotta per i play-out. Domenica c'è Olbia-Cremonese, quindi speriamo che dalla Sardegna arrivino buone notizie per noi, perché... siamo a 4 punti di distanza, quindi con una vittoria nostra e anche un pareggio loro si rimetterebbero un po' le cose a posto. E poi dopo ovviamente c'è la partita delle partite che tutti aspettiamo con grande attesa e con la speranza di batterli, perché all'andata, se ricordi bene, sull'1-1 ci fu la doppia espulsione che condizionò i restanti 20-25 minuti, altrimenti si aveva l'impressione che 11 contro 11 l'Arezzo poteva anche andare a far male a Livorno negli ultimi minuti. Assolutamente sì. Tra l'altro poi, Giorgio, come detto, dopo la Racing c'è il Livorno, poi tecnicamente scontri diretti in chiave playoff fino a la Giana Erminio, che è quasi in fondo al campionato, l'Arezzo non li ha, però proprio per questo è il periodo forse più difficile, anche perché arrivano i primi caldi e in chiave playoff forse davvero gli esami non finiscono mai, mettiamola così, dai. Sì, bravo Matteo, ma è proprio così, cioè noi non possiamo, cioè, perché verrebbe da dire noi abbiamo giocato dopo il Livorno con le più forti, quindi abbiamo il campionato in discesa, ecco, questo è un errore da non fare, proprio da evitare nel modo più assoluto, perché proprio è più difficile trovare le motivazioni, come hanno dimostrato anche ultimamente tutti i risultati, non solo quelli dell'Arezzo, le ultime stanno facendo meglio delle prime. Quindi è un risultato, cioè è un campionato davvero ancora aperto, come hai detto bene Marco, perché questo fatto che tutte le squadre se la giocano lascia più speranze a tutti, sia a chi deve rimontare, sia a chi invece non si deve sentire tranquillo, perché anche chi è davanti dovrà sudare ancora. E quindi in questo modo, ecco, il campionato è aperto ancora, apertissimo, non per la prima posizione, perché secondo me l'Alessandria a questo punto ha grandi possibilità di andare di sopra, però anche per la prima posizione non è del tutto chiuso, soprattutto per la Cremonese, devo dire, purtroppo, perché ieri ci siamo forse giocati una grande possibilità di essere i primi inseguitori dell'Alessandria a pieno titolo. Però, no, però ancora la lotta, come ha detto bene Sottili, è aperta, lui crede ancora e fa benissimo nel secondo posto e dobbiamo crederci, perché può essere poi decisiva la primavera, perché poi ricordati che sarà quello il periodo decisivo, arrivare bene alla primavera, perché una squadra che ha energie può fare anche grandi rimonte in primavera. E se poi, i playoff li dobbiamo fare, insomma, quindi investire su questo. A questo proposito voglio dire, non ne abbiamo mai parlato da tanto tempo, c'è un ragazzino che è di proprietà dell'Arezzo, che è un 94, che si chiama Durzi, e che secondo me è molto bravo, forse è un ragazzino che ovviamente ha pagato prima la grande l'esplosione di Yanga, poi ovviamente ci sono tanti altri, infortunio ovviamente, e poi tanti altri, c'è una concorrenza spietata nel suo ruolo, però è un ragazzo che è del 94, che è di proprietà dell'Arezzo e che in primavera potrebbe mettere a disposizione le sue fresche energie. Un altro giocatore che secondo me esploderà in primavera è Yanga, perché Yanga, quando farà caldo e con il suo fisico, secondo me trarrà molto beneficio, a parte che è un colored anche questo, sono più abituati, diciamo così, no? E quindi in primavera ne potremo vedere delle belle, se l'Arezzo però dovrà continuare ad avere questa convinzione nei propri mezzi e poi vediamo. Perfetto, siamo arrivati alla fine, io ringrazio Pierpaolo e l'ufficio stampa dell'Unione Sportiva Arezzo, ringrazio Giorgio grazie. Anche Marco. Grazie, vi do appuntamento tra 7 giorni, una nuova puntata di A Tutto Campo, e vedremo appunto come l'Arezzo si sarà comportata contro la Racing Roma.